Ok, innanzitutto ciao a tutti, grazie per esservi connessi nonostante il bel tempo, il caldo, il fatto che non c'è più il lockdown. C'è stato un anno di praticamente siamo stati chiusi in casa, ma voi resistete e venite qui a vedere questo webinar. Secondo me stasera ne vale assolutamente la pena, il tema è molto, molto interessante. Ringrazio Luca per aver accettato il nostro invito, ci parlerà un po' della sua esperienza, dell'esperienza in PAM, nell'evoluzione dei sistemi, in particolare nella parte di data platform in questi ultimi 2 anni sicuramente, quindi vedremo un pochettino le varie sfide, cosa hanno fatto, le lezioni che hanno appreso durante il percorso e cosa bolle in pentola adesso. Prima di partire e passare la parola a Luca, giusto le solite 2 parole di introduzione. So che magari alcuni di voi che hanno già partecipato o visto le registrazioni di eventi passati, questa presentazione la rivedranno per l'ennesima volta. Cerco di andare veloce, di farla nella modalità più indolore possibile, ma giusto per dire chi siamo e che cosa facciamo. Dunque, il Meetup Data Engineering Milano Meetup nasce prima della pandemia. Siamo riusciti, come vedete da questa foto, che è una testimonianza storica, a fare anche degli eventi in presenza prima di passare completamente in modalità virtuale, a causa ovviamente pandemia. La connotazione Milano si è un po' persa, nel senso che ovviamente essendo virtuale può partecipare chiunque, quindi è meno legata a un luogo fisico, tanto è vero che abbiamo fatto anche degli eventi in inglese con degli speaker internazionali aperti a un pubblico più vasto. L'idea è comunque, rimane quella di creare una comunità di data engineer, soprattutto focalizzata sull'Italia, per scambiarsi competenze. Quindi facciamo principalmente dei talk che sono all'interno del mondo del data management, data engineer, data governance, che possono essere verticali su singoli tool, presentazione di use case o esperienze più generali come quella che vediamo stasera con Luca. Perché chi ha creato il meetup? Io ovviamente Andrea Gioia, più alcuni colleghi, i miei colleghi in Quantica. Quantica è un'azienda di consulenza specializzata in data management. Qui trovate un po' di link. Faccio giusto un riferimento a Quantica perché sponsorizza l'evento. In realtà la sponsorizzazione, finché erano eventi fisici, il mangiare, il bere, la location, adesso si limita a sponsorizzare la pagina, il nostro account su Meetup. Comunque, diciamo, si merita, e poi il tempo, soprattutto degli organizzatori, per trovare gli speaker e fare tutta l'organizzazione, non è tantissimo, non è neanche poco, per cui si merita una citazione. Non vi dico niente di più su quanti, che avete le slide, avete il link se volete approfondire. Perché abbiamo creato il Meetup? Beh, sostanzialmente, inizialmente, come avevo detto, era basato su Milano. Su Milano ci sono tantissimi Meetup tecnologici molto molto interessanti, ma in realtà non ce n'era ancora nessuno 2 anni fa sul mondo del data engineering. Sappiamo quanto il dato è importante, sappiamo quanto è importante il ruolo del data engineer. C'era secondo noi un pochettino uno spazio vuoto, no? Pensate che a Milano c'erano e ci sono probabilmente 5-6 meetup dedicati al mondo della data science nelle sue varie declinazioni: machine learning, deep learning, Kaggle, ce ne sono vari molto, molto interessanti. Non ce n'era uno sul data engineering, per cui abbiamo voluto un pochettino compensare questa mancanza e cercare di creare anche un punto di ritrovo per la comunità inizialmente milanese, in seguito italiana, di data engineer per potersi scambiare competenze. Ovviamente il gruppo è aperto, quindi siamo assolutamente aperti ad ogni tipo di contribuzione, proposta, suggerimento. Il principale modo per contribuire è quello di proporre un talk e condividere la propria esperienza in uno degli eventi che organizziamo. Come al solito qui cito un pochettino di quelli che potrebbero essere degli argomenti di interesse, ma comunque siamo all'interno del data management, qualunque esperienza che potete avere e volete condividere, sicuramente estremamente interessante, da cose più tradizionali a tool, o anche cose più innovative di sperimentazione su cui state lavorando, su cui avete lavorato, che volete condividere. Per proporre un talk c'è un form sulla pagina di Meetup, oppure potete scrivere a me sulla pagina di Meetup, o scrivermi anche direttamente, avete tutti i miei contatti, LinkedIn piuttosto che mail personale, li trovate sulla pagina di Meetup andando a vedere chi sono gli organizzatori.
L'ho già detto, abbiamo una pagina su Meetup, se vi registrate al gruppo avrete tutte le comunicazioni dei nuovi eventi che andiamo ad organizzare, più tutti gli eventi vecchi. E abbiamo anche una pagina su YouTube in cui mettiamo online le registrazioni, di solito una settimana dopo l'evento stesso, per cui potete andare a ritrovare sia la registrazione dell'evento di oggi nei prossimi giorni o tutte le registrazioni degli eventi passati se siete interessati. Detto questo, avevo promesso che sarei stato breve, penso di essere stato abbastanza breve, quindi passerei la parola e il controllo dello schermo a Luca, che ringrazio nuovamente. Luca è Head of Data Management in PAM e ci racconta un pochettino la sua esperienza nel mondo dei dati, dei sistemi in generale di PAM, come sono evoluti, in particolare poi nel mondo ovviamente dati, che è l'area più di sua competenza. Quindi smetto lo sharing io e provo a Sì, passarti il grazie Andrea. controllo. Allora, in realtà, allora, condivisione interrotta. Sei redattore o ho fatto redattore qualcun altro? Ah, perfetto, ok, tu Sì, bene. se vedete Andrea, se vedi lo schermo con... Se Sì, lo vediamo, mi quando confermi, vuoi. perfetto, Sì, perfetto. sì. Allora, intanto ti ringrazio nuovamente per l'invito e ringrazio anche tutti per la partecipazione. Chiaramente non è comodissimo l'orario, come dicevi, orario di sprizzo, orario di sole, anche se qui a Venezia piove, ma per cui vi ringrazio. Allora, direi di iniziare a questo punto. Intanto mi presento, io sono Luca Palmiero, sono responsabile del servizio di data management di PAM, in gruppo PAM. E quello in foto sono io, chiaramente diciamo nella situazione best case, come vedete dalla fotocamera, diciamo invece best effort. E sono responsabile dell'area del servizio di data management a partire dal 2018, è un'unità che è stata fondata da Alex Ingegner Marchi, CIO, ex-CIO dei sistemi informativi di PAM, con l'obiettivo appunto di rivedere una parte dei sistemi e costruire una data platform centralizzata a supporto di tutta l'area applicativa e commerciale. Pregressa esperienza sempre in gruppo PAM come responsabile area dati e demand manager, ma della sezione esclusivamente di analytics, e precedentemente ancora esperienza in società di consulenza come Reply come data architect and engineer in Accenture come business System Integration Analytics. Gruppo PAM, per chi non conoscesse, Gruppo PAM è una realtà storica, è stata fondata nel 1958, quindi ha oltre, diciamo, 60 anni di storia, è realtà della GDO italiana che, diciamo, gestisce oltre 1.000 punti vendita. I 1.000 punti vendita sono distribuiti un po' in tutta Italia, in particolar modo dal centro e nord Italia, e fondamentalmente sono suddivisi in ipermercati Panorama, che sono quelli di grosse superfici, soprattutto nel Lazio, i supermercati PAM, i superstore PAM, quelli più piccoli, i PAM local, localizzati nelle grandi città come ad esempio Milano, Padova, Bologna, i PAM City, che è una nuova formula, e poi c'è INS Discount. INS Discount, che è la sorella Discount, che conta solo lei circa 500 store. Vi racconto oggi da dove siamo partiti, da dove siamo partiti perché l'obiettivo di oggi è vedere un po' il percorso che abbiamo fatto. Il percorso è iniziato, come vi dicevo, nel 2018, siamo a completamento di un ciclo di 3 anni, e vi racconto un po' quello che abbiamo vissuto nel corso di questi 3 anni. Siamo partiti da questa situazione, che molti di voi probabilmente, in cui molti di voi si riconosceranno, in cui c'erano tantissime riunioni. Tantissime riunioni con i C-level che si incontravano e parlavano di problemi. Parlavano di problemi e c'erano tantissime buzzword, tantissimi aspetti da valutare, e questi sono, li ho sintetizzati, quelli che più ricordo vivi 3 anni fa. Fondamentalmente si parlava chiaramente di problematiche e di opportunità. Problematiche perché eravamo lenti nel mettere a terra le cose. Non avevamo una data platform centralizzata,
le performance non erano soddisfacenti, non si partiva dal design, e poi c'erano chiaramente una serie di problematiche che tutte le aziende hanno, come la concentrazione sui costi, la volontà di voler ridurre i costi, di aumentare le vendite, problematiche sullo stock, focus sul cliente che non c'è. Se vedete, si parla sempre di cliente al centro, ma fondamentalmente sulla destra, in basso sulla destra, a differenza di quello che fanno alcuni dei nostri competitor, per cui si è partiti da questo punto. Riunioni che duravano e durano in alcuni casi anche tantissime, tantissime ore con nessuna di fatto azione successiva alla riunione, perché fondamentalmente c'era da dirimere una serie di problematiche a livello di sistemi che adesso vi racconto. Prima di raccontarvi queste problematiche, vorrei evidenziare alcuni dei punti, alcuni dei constraint che l'information technology, i sistemi informativi di qualsiasi azienda devono affrontare nel momento in cui vogliono fare determinate progettualità, o almeno quelli che io ritengo i principali. Tra questi vi evidenzio quella che è l'obsolescenza programmata, che non è tanto l'obsolescenza appunto relativa ai nostri telefonini o PC, a seguito di un aggiornamento, di fatto sono molto più lenti. Mia personale esperienza di 2 giorni fa, che ho aggiornato di fatto il mio cellulare e va molto più lento di prima, ma è un'obsolescenza di fatto che è dichiarata dal fornitore. Molti dei fornitori chiaramente nel momento in cui rilasciano delle nuove versioni vanno a dichiarare degli end of support o end of life di alcuni prodotti, e l'IT deve stare di fatto dietro a questa obsolescenza, rinnovare i sistemi e garantire che ci sia compatibilità rispetto a tutti quelli che sono i punti di contatto rispetto agli stessi. Altro elemento, altra sfida che deve affrontare l'IT è il reale Chief Digital Officer. Bisogna fare i conti con Excel. Nelle aziende, che siano esse tradizionali o che siano innovative, di fatto Excel è sempre presente, sempre presente, in alcuni casi fin troppo, fino a diventare di fatto un elemento con il quale andarsi a scontrare, perché fondamentalmente gli utenti, quelli poco interessati a come funzionano i sistemi, sono concentrati sui loro fogli Excel e continuano a proliferarne, di ognuno ne fanno una copia fino ad arrivare ad N, in cui non ci capiscono fondamentalmente più niente. Poi vengono dei sistemi informativi e cercano di capire come dirimere la situazione, o se esistono degli strumenti più efficienti che facciano la stessa cosa che fa Excel. Altro constraint vissuto, e che immagino anche molti di voi vivano, è quella della riduzione chiaramente degli OPEX, cioè dei costi operativi. Cioè è interessante assolutamente andare ad affrontare nuovi progetti, costruire una data platform, a patto che gli OPEX non aumentino, che i costi operativi non aumentino, ma restino esattamente gli stessi. Già questo fa capire come ci sia comunque un constraint abbastanza significativo, perché andare ad investire in nuove tecnologie e mantenere costante o ridurre addirittura gli OPEX sia invece una richiesta, sia sicuramente uno dei KPI, uno di valutazione. Altro elemento è la gestione del rischio. Quando si affrontano delle progettualità consistenti, che di fatto non sono un'aggiunta ai sistemi informativi esistenti, ma sono una rimozione, una semplificazione reale dei sistemi, c'è comunque un'attività di gestione del rischio che deve essere fatta. Farne un'analisi, valutare, capire quali sono gli impatti, chi sono gli stakeholder coinvolti, ingaggiarli, eccetera. Altro problema è quello della responsabilità. Se si vanno a guardare i sistemi informativi, le aree dati, e le data platform, o comunque diciamo tutta la parte relativa ai database dei sistemi informativi di tutte le aziende, ci si rende conto che fondamentalmente è un intreccio di fili. È un intreccio di fili, un gomitolo, e chi va a toccare praticamente un filo e lo fa in malo modo rischia di far saltare un sistema ovviamente a valle, con il classico effetto farfalla. Quindi c'è bisogno che qualcuno che sia sufficientemente pazzo ad assumersi la responsabilità di farlo, o il commitment di farlo. Altro punto interessante è la gestione delle relazioni, perché fondamentalmente l'IT, le persone dell'IT non fanno nulla, chiaramente, se non gestiscono le relazioni con gli stakeholders. Le cose si fanno se tutti sono committati sui progetti, a partire dal business. Quindi se il business ci sta, se viene ingaggiato correttamente, se percepisce i benefici del cambio, delle modifiche, e tutta una serie di indicatori che costruiscono di fatto quel rapporto di fiducia che è fondamentale per fare realmente una trasformazione di sistemi. Altrimenti si stanno facendo dei prototipi oppure si stanno aggiungendo dei sistemi. Benissimo. In questa slide vi voglio di fatto andare a rappresentare quella che è stata la nostra baseline. Baseline, ossia da cosa siamo partiti, che cosa fondamentalmente c'era nel 2018 e quali erano fondamentalmente i problemi che abbiamo toccato con mano. Partirei dalla classica business intelligence,
Business Intelligence, che di fatto consta tecnologicamente dei classici strumenti per la BI, quindi strumento di reportistica, Tableau, Qlik, MicroStrategy, eccetera, database per le funzionalità OLAP, come ad esempio può essere Teradata, database transazionali utilizzati di fatto per appoggiare i dati come aree di staging, e poi procedure batch. Molte delle quali dichiarate anche deprecate, obsolete, con strumenti di fatto non più supportati. Questo è il classica BI, stack di BI, o quantomeno diciamo, quella standard, quello che valeva intorno agli anni 2000. Nel 2018 noi di fatto avevamo un ulteriore stack tecnologico isolato dalla standard BI, quindi sistemi che di fatto non erano comunque, si parlavano attraverso chiaramente flat file, ma che fondamentalmente non erano isolati tra di loro, quindi non integrati, e che era l'area di Customer Analytics. L'area di Customer Analytics è un'area che è stata diciamo, disegnata, costruita nel 2015, e che di fatto è funzionale all'analisi di quello che è il comportamento cliente. Comportamento cliente finalizzato alla targetizzazione dello stesso attraverso delle offerte personalizzate, cioè si studia il comportamento del cliente, abitudini di acquisto piuttosto che comportamento in negozio, piuttosto che acquisti, piuttosto che visite in negozio e quant'altro. Si raccolgono tutta una serie di informazioni dai vari touch point, si vanno ad elaborare delle offerte mirate su quello che è il comportamento del cliente, e queste offerte poi vengono erogate attraverso dei coupon, attraverso dei voucher, degli sconti. Sconti che sono erogati tramite il nostro sito di Panpanorama, tramite la carta per te, oppure utilizzando l'app per te Plus, per chi la conosce, che è di fatto un collettore di couponing, oltre che di missioni e modello di ingaggio per il nostro cliente. Tecnologicamente questo in che cosa si traduce? In che cosa si traduceva? Si traduceva in uno strumento di fatto per fare ETL LT, che è Talend, strumento per data integration, nel nostro caso BDP, Big Data Platform. Un database relazionale, che è Postgres di fatto, utilizzato per fare analitiche, quindi già qui c'è una distonia rispetto di fatto a quello che è l'utilizzo e la funzione. R come modello statistico di fatto per fare data science, prevedere quello che è il comportamento cliente, andare a targetizzarlo, andare a inserirlo all'interno di cluster. E poi invece AngularJS, utilizzato per sviluppare applicazioni di front-end che permettono la gestione delle campagne e della promozionalità. Stack, come vi dicevo, completamente isolato rispetto alla classica standard BI e comunicazione che viene attraverso flat file. Quindi estrazione di dati dal data warehouse, estrazione di dati dal database relazionali, dati raw che vengono trasferiti di fatto sul database Postgres, costruzione delle analitiche, modelli e strumenti di BI e di applicazioni per l'erogazione del coupon. Passiamo all'area Retail Analytics. La standard BI non era sufficiente, Customer Analytics come stack isolato non era sufficiente, quindi che cosa era stato fatto? È stato messo su un ulteriore stack per le analitiche retail, analitiche di tipo commerciali, che vengono integrate all'interno di applicazioni retail come il pricing, piuttosto che la merchandising, piuttosto che la gestione del fornitore, per fornire delle analitiche che diano al business delle indicazioni su come procedere nell'acquisto della merce, quale merce acquistare, quando acquistarla, informazioni sullo stock, eccetera. Ma tecnologicamente un nuovo stack completamente diverso da Customer Analytics, completamente diverso da Standard BI. Probabilmente la parte comune era R, ma in una versione differente rispetto a quello utilizzato da Customer Analytics, perché appunto isolata dalla stessa. Quindi nuovamente trasferimento di file dall'OLAP, dall'LLPT attraverso dei bash, attraverso degli script, utilizzo di R in questo caso come strumento di engine analitico, totalmente avulso da quello che è la funzionalità di R, estrazione di R data ed esposizione di file R data con il contenuto di KPI attraverso delle REST API, invocate poi a loro volta dagli applicativi. Perfetto, era sufficiente la standard BI, l'area di Customer Analytics, l'area di Retail Analytics? No, perfetto. Facciamone un'altra, facciamo anche l'area di Data Analytics. Cosa facciamo nell'area di Data Analytics? Andiamo a riutilizzare quelli che sono stati gli strumenti e le tecnologie delle altre tre aree? No, ma replichiamo l'approccio. Quindi estraiamo nuovamente attraverso strumenti più innovativi, tecnologie più innovative come possono essere Scala o programmi Java, sempre dei file a partire dall'OLAP, dall'LLP di cui prima,
o addirittura andando a intersecare anche la parte con Custom Analytics e Retail Analytics, integriamo tutto all'interno di una soluzione, nel quel caso era Hortonworks, che è un data lake. Andiamo ad esporre queste informazioni in un database transazionale, poi utilizzando delle REST API per andare a leggere ed esporre degli endpoint, utilizzando questo database Postgres. Potrei fermarmi qui. Se ci fermiamo qui, ci diciamo, perfetto, quattro silos, tecnologie completamente differenti, versioni differenti, probabilmente è già noto qual è il problema o i problemi che abbiamo in questo caso. Andiamo oltre. Ho provato in questo caso a rappresentarmi, vado anche a memoria, quello che era la data architecture a suo tempo, la data architecture che c'era nel 2018. Andando a fare cosa fondamentalmente? A mettere in connessione tutti i database che ci sono all'interno dell'azienda, l'uno con l'altro attraverso connessioni punto punto. Avendo speso fondamentalmente il primo anno della mia esperienza in PAM nel 2015 ad inseguire di fatto queste connessioni filo filo, me le ricordo abbastanza. E quindi ho provato a rappresentarvi in una versione super semplificata, ma super semplificata, quelli che sono i principali sistemi coinvolti e le aree che ovviamente diciamo attualmente sono che gestisco in PAM. Co cos'è che emerge fondamentalmente da questa analisi? N sorgenti, un ERP centrale, in realtà ce ne sono due, un ERP centrale, un data warehouse che comunica non solo con l'ERP ma anche con tutte le altre sorgenti. Questi due sistemi che poi alimentano dei database a valle per gli applicativi che sono quelli di fatto in basso e poi altri strumenti, altri ETL che vengono utilizzati per estrarre poi dati dal data warehouse e dall'ERP e andare a inviare questi dati all'interno dell'area del database, dell'area Custom Analytics, della Retail Application, del Retail Analytics, del Data Lake di Hortonworks e del CRM. Potevo aggiungerne almeno altri 10 di questi database. Fondamentalmente il concetto non cambiava, perché sono sempre file estratti da database e processati attraverso l'utilizzo di fatto di ETL. Quindi connessioni punto punto, dove ciascuna di queste connessioni chiaramente non è una sola connessione, ma sono N. Siamo arrivati anche fino a 1500 ETL con uno strumento, tra l'altro, di ETL deprecato solo per quanto riguarda il Data Warehouse e l'ERP. Con sorgenti che sono le più disparate, chiaramente sono i nostri cieli, quindi l'S400 piuttosto che file derivanti dal back office, piuttosto che tutti i database utilizzati per l'area vendite, piuttosto che tutte le eventuali SFTP, NAS e quant'altro. Però questo rende abbastanza l'idea, anche se ripeto in versione molto semplificata, del problema. Ok, quali sono le problematiche in questo caso? Allora, partiamo dal discorso dei silos, ossia ogni sistema ha il proprio stack tecnologico. Se ogni sistema ha il proprio stack tecnologico, di cosa mi devo preoccupare? Mi devo preoccupare dell'application maintenance di ciascuno di questi sistemi, dell'upgrade di ciascuno di questi. Questo cosa significa? Che ci devono essere delle persone dedicate che conoscono quelle tecnologie e che all'aumentare del numero di sistemi hanno sempre più sistemi da manutenere. Data replica. Ossia, mi ritrovo le stesse informazioni, più o meno le stesse, quasi simili, in ciascuno di questi sistemi. Quindi ogni sistema elabora dei raw data e li trasferisce. Quindi ho un problema di data transfer tra i vari data center, perché tra l'altro gli stack tecnologici sono su data center differenti, per cui ho problemi di spazio disco, problemi di trasferimento dati con la banda saturata e problemi di gestione del dato. Scalabilità, sistemi chiaramente non progettati per essere scalabili. Ogni volta che nasce un nuovo business o si deve estendere il business, c'è un problema di scalabilità, quindi non è flessibile, è necessario fare continua ottimizzazione e il tempo di delivery all'aumentare del sistema aumenta. Perfetto, è un approccio che è valido, è un approccio che può proseguire? Assolutamente sì. Questo approccio funziona se gli investimenti costi aumentano all'aumentare dei sistemi. Nasce un nuovo progetto, nasce una nuova esigenza. Che cosa succede? Metto su un altro sistema, lo collego agli altri attraverso strumenti di ETL, metto su un nuovo stack tecnologico, perfetto, funziona se ho gli investimenti, le persone per farlo. Se questo invece co cozza con quelle che sono le esigenze aziendali di ridurre i costi, questo approccio non funziona più. Per cui, che cosa ci è venuto in mente a partire dal 2018? Di far partire di fatto una roadmap per cambiare le cose. Quindi vi ho descritto le principali problematiche, i principali stack tecnologici, che cosa dobbiamo fare, che cosa abbiamo fatto o pensato di fare.
Mettiamo su una data platform col modello hub and spoke, ossia proviamo a cambiare tutta la parte tecnologica andando a chiaramente innovare dal punto di vista tecnologico e rispondere ad alcune delle esigenze più comuni che si sono evidenziate e risolvere determinate problematiche, problematiche di scalabilità, problematiche di ridondanza, problematiche di storage. Ok, dopo la data platform hub and spoke, cosa dobbiamo fare? Facciamo il decommissioning di tutti dei sistemi legacy e di tutti gli stack duplicati, ossia una volta che abbiamo la data platform, possiamo pensare di poterla utilizzare non soltanto come sistema per andare ad avere in un unico posto tutte le informazioni, ma sostituire anche parte dei sistemi legacy, parte del data warehouse, parte degli stack duplicati. Terzo punto, non facciamolo più con l'approccio classico on-premise, ma proviamo a farlo nel mondo moderno, andando ad utilizzare ambienti cloud, andando a creare un ambiente hybrid e multi-cloud, quindi con un'infrastructure ibrida su più ambienti cloud. Ultimo punto della roadmap, facciamolo non andando ad utilizzare gli ambienti cloud come delle IaaS, ma andando ad utilizzare fondamentalmente dei servizi gestiti e proviamo ad automatizzare anche il processo di deployment. Perfetto, siamo partiti dalla data platform, di fatto abbiamo messo su un cluster Cloudera nel caso specifico, Cloudera Data Hub, andando a di fatto perseguire inizialmente il modello che già c'era, ossia n sorgenti che scrivono da cui vengono lette le informazioni e accentrate all'interno del data lake. All'interno del data lake i raw data vengono storicizzati, vengono standardizzati, vengono creati dei cubi che sono specifici per determinate esigenze, questi cubi vengono poi pushati, di fatto vengono scritti attraverso sempre degli strumenti ovviamente di ETL negli N sistemi target, quindi modello assolutamente identico rispetto a quello che c'era una volta prima dell'N connessioni punto punto. Sostituiamo la tecnologia, al posto di utilizzare un database relazionale oppure NoLab, utilizziamo ambienti distribuiti, utilizziamo architetture distribuite per il processing dei big data, come nel caso specifico Cloudera. Utilizziamo poi dei database relazionali per la gestione dei dati, quindi per la data governance e per la gestione dei metadati, quindi per la metadata governance. Semplicissimo, modello semplicissimo. Cosa si intende nel caso specifico nel nostro caso per data hub, per data lake? Allora intendiamo fondamentalmente un insieme di servizi, quindi non più un database, che serve fondamentalmente a fare cosa? A gestire lo sviluppo di altri software che permettono la gestione del dato o data product o comunque tutto ciò che abbia a che fare con il mondo dei dati, ma che ne consentano contemporaneamente anche la governance, il monitoring e la scalabilità automatizzata. Quali problemi risolviamo? Risolviamo problemi di scalabilità. Scalabilità nel caso specifico infrastrutturale e architetturale. Risolviamo problemi di fault tolerance, perché fondamentalmente se si rompe un disco, i dati sono distribuiti attraverso gli N server, non accade assolutamente nulla. Si va a sostituire il disco, tutto continua a funzionare, nessuna interruzione al servizio. Possiamo fare data compaction, non abbiamo necessità di andare a proliferare i dati all'interno dell'azienda. Possiamo gestirli meglio e possiamo applicare dei livelli di sicurezza superiori piuttosto che avere i database, N database sparsi all'interno dell'azienda. Che cosa non possiamo fare con questa soluzione? Non possiamo fare data streaming, o almeno io ho deciso che Cloudera non era lo strumento per noi adatto per fare streaming, pur avendo dei servizi integrati come ad esempio Kafka. Abbiamo un problema iniziale di ramp up perché partiamo da un data lake 2018 che è vuoto. Vuoto significa che tutti gli altri sistemi continuano a funzionare, che il business deve andare avanti, che i negozi devono continuare a vendere, ma noi abbiamo un data lake che diciamo a tutti essere lì, ma vuoto. Quindi abbiamo un problema iniziale. Abbiamo problemi di time to delivery. Siccome non c'è niente all'interno del data lake, non possiamo sostituirci ad altri sistemi, non possiamo innescarci in mezzo ad altre problematiche, ad altre linee di business, perché fondamentalmente c'è un problema che non possiamo essere noi quelli che pubblicano i dati in quel momento. E poi abbiamo un problema invece legato alle competenze e al training. Innestiamo delle tecnologie all'interno di un contesto che è tradizionale, che è nato nel 1958 e al cui interno ci sono delle persone che lavorano da 30 anni nello stesso modo. Che cosa abbiamo dovuto fare nel caso specifico? Abbiamo dovuto accelerare drasticamente con un approccio che in questo caso definiamo agile, ma un agile spintissimo, andando ad iterare continuamente, andando ad integrare continuamente all'interno del data lake anagrafiche, vendite, HR, dati commerciali e quant'altro, il più velocemente possibile.
a volte anche dichiarando di avere date all'interno della TEDIC che in quel momento non erano ancora disponibili, perché era l'unico modo per evitare di costruire ulteriori strati in altri sistemi. Quindi questo è stato il nostro percorso, iterativamente, fino a quando non siamo arrivati ad una situazione in cui il data lake è diventato lo strumento, l'asset aziendale con più dati all'interno. A quel punto lì le iterazioni dal punto di vista dell'integrazione dei dati si sono progressivamente ridotte. Nulla di più semplice fino ad ora. Perfetto, cosa abbiamo scelto tecnologicamente? Parlavamo di Cloudera dal punto di vista dei servizi, fondamentalmente quelli principali utilizzati sono stati chiaramente Hadoop, Kudu fondamentalmente come formato di storage per risolvere la problematica dell'update, risolvere la problematica della gestione dei dati che fondamentalmente in Hadoop non possono essere aggiornati, possono essere soltanto cancellati. Abbiamo utilizzato Hive come warehouse, Spark come engine, Cloudera Impala per la parte SQL, Sentry per la gestione centralizzata di fatto delle utenze, in modo tale da non dover gestire gli accessi, non dover gestire ogni singolo folder all'interno del data warehouse appartenendo a un determinato utente, ma lasciando, delegando di fatto Sentry alla gestione dello stesso. E poi Postgres, di fatto, che è rimasto il nostro database relazionale. Confinato al suo ruolo, quindi non per fare parte analitica, ma fondamentalmente per applicazioni di tipo transazionale e attività di tipo transazionale, il tutto kerberizzato, quindi con l'aggiunta di fatto di Kerberos per autenticazione tramite GitHub e accessi chiaramente gestiti tramite nostro Active Directory, Organization Unit, eccetera. Vabbè, qui vi riepilogo semplicemente quelli che sono i principali utilizzati, quindi per lo storage Hadoop, Kudu per supporto ad attività di update e delete, Engine Hive e Spark, SQL Query come Hive ed Impala, la Security Sentry più Kerberos, Cloudera Manager per fare management di fatto della piattaforma e per la gestione dei dati e dei metadati abbiamo utilizzato di fatto Postgres. A questo punto, una volta innestato di fatto quella che per noi era la tecnologia giusta in quel momento, ci siamo trovati di fronte ad un problema. Qual era il problema? Il problema è l'overlap, perché ci trovavamo da un lato la nuova piattaforma Cloudera Data Hub, dall'altro, se ricordate lo schema iniziale con i quattro stack, avevamo Hortonworks, e in Hortonworks fondamentalmente sono utilizzate più o meno le stesse tecnologie. In particolar modo lo stack era, non c'era la security, non c'era Kerberos, ma c'era Hadoop, Hive, Spark, Ranger nel caso specifico che è l'alter ego di Sentry, Presto e poi c'erano alcune applicazioni sviluppate in HTML5. Il tutto veniva orchestrato attraverso l'utilizzo di Uzi, che è di fatto un orchestratore. E che mostrava a suo tempo già limiti. Quindi questo era di fatto il problema che abbiamo identificato. Andando a fare un'analisi di fatto quello che era il backlog, fondamentalmente che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato che ci troviamo di fronte a due piattaforme, Cloudera e Hortonworks, che hanno alcuni servizi in comune, ma altri che sono totalmente differenti, ad esempio Sentry versus Ranger. Abbiamo finalità che sono completamente differenti. In un caso un data lake pensato per fare anche data warehousing. Nell'altro caso, invece, Hortonworks utilizzato per esporre degli endpoint di applicazioni a microservizi. Metodologia di sviluppo totalmente differente, in un caso iterazioni continue in un fake waterfall, nell'altro caso, invece, quello che io definisco uno slow agile, cioè un agile molto lento, che andava ad integrare all'interno di Hortonworks dati, ma con una lentezza superiore rispetto a quelle aspettative, ma con un approccio CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment. Perfetto, abbiamo un problema di overlap. Come proviamo a risolvere il problema? Proviamo ad utilizzare un approccio del tipo cherry picker, che è famosissimo per chi appunto fa la spesa nei supermercati, cioè prendo le cose migliori di entrambe le soluzioni. Tra le due, quale scelgo? Scelgo Cloudera, perché abbiamo visto che era molto più stabile ed aveva una roadmap abbastanza definita fino ad oggi. Inoltre era uscito di fatto un articolo che prevedeva che cosa? Prevedeva di fatto l'acquisto o la fusione di fatto tra Cloudera e Hortonworks, cioè Cloudera di fatto si era comprata Hortonworks andando di fatto a eliminare il principale competitor. Altra cosa, estendiamo la data platform in questo caso e proviamo a fare che cosa? Non a costruire semplicemente un data lake. Non a costruire semplicemente un data lake, ma a fare che cosa? Andare ad avere un duplice scopo. Da un lato lo utilizziamo per fare data lake e warehousing, dall'altra parte invece lo andiamo ad utilizzare per pubblicare gli endpoint degli applicativi, cioè facciamone una, ma che facciano entrambe le cose, chiaramente facendo attenzione a disaccoppiare le tecnologie. In ultimo, interessante la metodologia Agile.
con qualche ottimizzazione, rendendola più vicina all'IT e meno vicina al business, meno vicina al post-it e quant'altro, perseguendo delle scelte funzionali che sono scelte tecnologiche funzionali allo scopo, ma molto più moderne. Queste sono state le nostre scelte. A questo punto, a fronte di queste scelte, come si è trasformata di fatto quell'impostazione iniziale che avevamo con data lake, sorgenti e target nel caso specifico? Allora, si è trasformata perché abbiamo aggiunto di fatto uno strumento che ci permette di poter avere un repository dei nostri codici, del nostro codice, e ci permette di poter applicare l'approccio agile con continuous integration e continuous deployment, andando a inserire all'interno di pipeline, a creare delle pipeline che permettano il deploy del codice automaticamente all'interno ovviamente dei nostri applicativi. Nel caso specifico abbiamo scelto GitLab, avevamo optato tra GitLab e prodotti Atlassian. GitLab si è dimostrato un ottimo strumento per fare questo tipo di attività ed attualmente è lo strumento utilizzato. Anzi, è stato il team delle applicazioni che ha virato da GitHub a GitLab. Questa è stata la prima integrazione alla data platform. Seconda integrazione, visto che abbiamo bisogno di esporre degli endpoint con degli applicativi che puntino a di questi endpoint, cosa facciamo? Li facciamo direttamente atterrare nel data lake oppure proviamo a disaccoppiare? All'interno del layer dei database target aggiungiamo quindi, abbiamo aggiunto di fatto un database, Data Lake Service DB, che è un database transazionale sul quale andiamo a costruire dei layer di servizi che permettono ai client, quindi agli applicativi che ci sono a valle, di chiamare degli endpoint e fruire di questi dati. Questo cosa ci permette di fare? Fondamentalmente, avendo in alta affidabilità il database, tutto il layer praticamente di servizi, quindi dall'API Gateway al proxy e quant'altro, all'HA proxy e quant'altro, ci permette di poter scalare il numero di chiamate potenzialmente, diciamo, in maniera infinita e disaccoppiare di fatto quello che è il data lake dall'area servizi, anche a fronte della gestione di upgrade piuttosto che di altre attività che solitamente vengono fatte. Quindi disaccoppiare le due cose ed ereditare di fatto dall'area Hortonworks quella che era la soluzione migliore, il disaccoppiamento, l'utilizzo di fatto di questo data lake e poi la parte relativa a GitLab. Contestualmente è stata fatta anche un'altra attività di profonda trasformazione relativa alla business intelligence, perché? Perché siamo passati da reportistica contenuta all'interno di mail o allegata all'interno di mail ad applicazioni mobile. Ossia abbiamo collegato direttamente il nostro strumento di business intelligence al data lake e abbiamo potuto fruire di fatto di dati che arrivavano con una freschezza superiore rispetto al passato, perché non oggetto di trasferimenti batch. Ma fondamentalmente quello che abbiamo fatto è stato passare a dei micro batch, mantenendo di fatto ancora talent. Quindi abbiamo esteso il concetto qui, in questo caso abbiamo esteso la data platform prendendoci chiaramente le soluzioni migliori. A questo punto, ve l'ho raccontato in due parole, ma fondere due piattaforme facendo in modo che gli utenti e la parte applicativa non si renda conto di quello che sta accadendo, perché fondamentalmente non abbiamo mai avuto un fermo, non è stato semplicissimo. Non è stato semplicissimo, ma fondamentalmente ci ha permesso di eliminare i doppioni dal punto di vista tecnologico, cioè non avere due volte HDFS, non avere due volte Hive, non avere due volte Spark, due piattaforme diverse gestite a loro volta da gruppi diversi. Ma quello che abbiamo potuto fare è eliminare di fatto la parte Hortonworks, tenerci ovviamente il meglio di quello che c'era da quel punto di vista, ossia GitLab, o meglio c'era GitHub, ma abbiamo introdotto GitLab, che ad oggi ha qualche cinquantina almeno di progetti da allora che sono running ovviamente in produzione. Abbiamo ottenuto Spring, chiaramente, per lo sviluppo delle applicazioni del service layer e poi altri layer, come ad esempio altri software, come ad esempio l'HA proxy per l'alta affidabilità. Retrospective, che cosa abbiamo capito da questa esperienza? Abbiamo capito che cose abbastanza banali, diciamo a monte e a valle, meno nel mezzo, che gestire una sola data platform estesa è più semplice chiaramente che gestirne n. Cioè io posso pensare di realizzare n data lake all'interno di un'azienda, soprattutto se è complessa, son poi da gestire. Averne una, anche tecnologicamente più complessa o più estesa, è più semplice. Esiste un unico punto di consolidamento, esiste un unico gruppo che è garante della qualità del dato. Abbiamo dimezzato i tempi di integrazione. Abbiamo dimezzato i tempi di integrazione perché se in un caso avevamo necessità di integrare
in una piattaforma e nell'altra, chiaramente avendo tutti i dati all'interno di una sola piattaforma, i tempi si sono ridotti. Abbiamo ridotto i costi di manutenzione e abbiamo aumentato di fatto lo sviluppo. Chiaramente non vi posso condividere la sezione relativa ai costi, ma il fatto di chiamarla da cost a cost è proprio quello il motivo. Fondamentalmente una significativa riduzione del costo legata fondamentalmente alla riduzione delle tecnologie e dei gruppi di lavoro che lavoravano sulle stesse. Inoltre, avendo uno stack tecnologico, è più semplice il programma di aggiornamento software. Non mi devo preoccupare di due versioni di Spark, o meglio, di due layer Spark che sono su due piattaforme diverse, a due versioni sicuramente diverse, dover gestire le interdipendenze tra le due. Me ne devo occupare di uno che basta e avanza. Quindi minori complessità nella gestione delle dipendenze. Ok, che cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato, facendo anche delle scelte che in alcuni casi sono state sbagliate, abbiamo sbagliato, ci sono stati degli errori, che esiste un momento preciso in cui andare ad investire su una tecnologia. Fare una scelta in un qualsiasi momento non è un buon momento per farlo. Cioè, scegliere GitLab in qualsiasi momento, scegliere Cloudera in qualsiasi momento, scegliere Spark in qualsiasi momento non è un buon momento. Bisogna fare delle valutazioni attente sulle roadmap delle varie tecnologie per capire esattamente il punto di ingresso in cui si entra, in che momento di maturità sono. Ci sono state diverse tecnologie che sono state scelte in un determinato momento, che poi subito dopo hanno avuto un calo, non sono state sviluppate e hanno creato un problema. Quindi questa è sicuramente una lezione che abbiamo imparato. Prima di sceglierla, guardare una serie di aspetti. Assessment e pilot sono fondamentali. Aggiungo che ogni tanto, diciamo, avere la fortuna di fare la scelta giusta e utilizzare le tecnologie giuste non è male, anzi, spesso, spesso aiuta. Altra cosa, progetti complessi che prevedano fusione, riduzione e semplificazione di sistemi hanno una scarsissima visibilità, quindi non sono visibili al business perché fondamentalmente non vi fanno vendere delle scatolette in più, al supermercato piuttosto che servizi, piuttosto che magliette, ma sono l'unico modo di avere un reale boost andando a ridurre costi e investire in tecnologia. Cioè, io elimino i costi legati alla maintenance di applicativi vecchi per investire in tecnologia ed innovare a parità di costo o addirittura riduzione del costo stesso. Fatto questo, abbiamo fatto una serie di progetti che ci hanno permesso di fare che cosa? Di andare a effettivamente spegnere sistemi legacy, spegnere database. Fare che cosa quindi? Andare ad eliminare database utilizzati per andare ad eliminare fondamentalmente database come quelli degli ordini, andare ad accentrare l'area del CRM, approfittando anche di tutto ciò che era legato al mondo del GDPR, evitare di avere N database in azienda che facessero analisi sulle vendite, eliminare database commerciali, eliminare database analitici, eliminare database esclusivamente riservati per lo stock, alcuni dei quali database, altri sequenze di Excel sparse in giro per l'azienda. In più abbiamo integrato informazioni relative al nostro e-commerce, siamo col PAM a casa a partire veramente dall'anno scorso, in varie città italiane, abbiamo aggiunto dati di finance, abbiamo aggiunto tutta una serie di informazioni a contorno derivanti da altri progetti. Quindi abbiamo spento i database, abbiamo integrato nel database altre informazioni. Ok, quali sono stati di fatto i risultati? Quali sono stati fa di fatto i risultati? Allora, abbiamo semplificato il numero di sistemi, abbiamo ridotto il numero di ticket, il numero di interventi, il supporto ad hoc e abbiamo incrementato la tecnologia. Ho provato a sintetizzarvi ricordando un po' quello che è stato di fatto il percorso fatto e provando un attimo a fare anche un'analisi di quello che sono stati i risultati nel corso di questi anni, e poi a un certo punto abbiamo perso il conto, ma fondamentalmente abbiamo eliminato 100 terabyte di dati dalla sezione legacy. Non parlo di dati IoT o di dati in streaming o di dati di qualsiasi tipo di informazione, parlo di dati sulle quali le persone lavoravano. Cioè, non stiamo parlando di flussi continui di informazioni, dove arrivare a 100 tera ad oggi è praticamente la normalità. Stiamo parlando di dati core aziendali, quindi tutti quelli relativi all'interno, ad esempio, per chi ha SAP piuttosto che altri applicativi, piuttosto che ha dei warehouse, di data warehouse. Abbiamo eliminato in delta 500 ETL, tra l'altro dichiarati deprecati. Abbiamo eliminato il 60% di service request, cioè fondamentalmente nel caso specifico, umane, cioè chiamate, telefonate, problemi, squadrature e quant'altro che c'erano tra gli sistemi. Perché il problema principale era che gli utenti che lavoravano su una piattaforma e gli utenti che lavoravano su un'altra piattaforma poi si parlavano e avevano dei dati incongruenti tra di loro.
e quindi chiamavano chiaramente l'IT. Abbiamo aumentato del 50% il tempo per arrivare al delivery, per consegnare un progetto, per fare un'integrazione, e abbiamo automatizzato utilizzando pipeline, utilizzando nel caso specifico per alcuni progetti anche Terraform per la gestione dell'infrastructure as a code e per l'alta affidabilità. Chiaramente non l'ho citato prima, ma Cloudera più tutti gli altri sistemi sono stati progettati per essere in alta affidabilità, quindi evitare che se durante, per qualsiasi motivo, di notte vada giù un database, che sia relazionale, che sia un nodo Delta Lake, che sia un qualsiasi altro problema, ci siano poi delle conseguenze al mattino durante le business hours. Abbiamo capito anche un'altra cosa, abbiamo capito che l'approccio agile sicuramente supporta lo sviluppo di nuove applicazioni, cilca sulle funzionalità, aggiunge delle funzionalità in funzione del budget che viene disponibile. Quando invece siamo con un approccio diverso, quando siamo con degli obiettivi diversi che sono il decommissioning in cambio del legacy, il budget non può essere settato in base a quelle che sono le funzionalità, ma deve assolutamente prevedere il turn-off dell'applicativo. Perché? Perché se si parte con il sostituire soltanto una funzionalità, quindi se vado a sostituire soltanto un pezzettino dell'altro sistema legacy, cosa succede? Che alla fine del progetto, probabilmente cosa ci sarà? Ci sarà il vecchio sistema legacy che invece di avere 10 funzionalità ne avrà 8, ne avrà 7 attive, le altre saranno spente, e il nuovo che ne ha 3. Perfetto, mi ritrovo con due sistemi, uno nuovo, l'altro vecchio, che devono essere entrambi manutenuti. È un problema, è un problema. E quindi genera rischio ed aumento di costi, quindi si ottiene esattamente l'effetto contrario. Perfetto. A questo punto, se ricordate sempre la slide iniziale, avevamo lo stack dove c'era il Data Lake di Hortonworks, ma avevamo anche l'area di Retail Analytics, ossia la necessità di esporre dei KPI analitici online. Cosa significa online? Significa che il mio utente commerciale, i miei buyer commerciali, si svegliano, arrivano la mattina, fanno delle analisi su delle applicazioni che sono applicazioni retail, su margini piuttosto che analisi di qualsiasi altra natura, non lo fanno attraverso il classico strumento di BI, ma è il tutto integrato all'interno di applicazioni. Le chiamate che sono embeddate all'interno di quelle applicazioni non fanno altro poi che chiamare quelli che avete visto prima, sono degli endpoint che avevano sotto degli RData. Perfetto. Come facciamo a spegnere anche quello stack tecnologico andando a riutilizzare di fatto la data platform che stiamo costruendo? La risposta è: possiamo riutilizzare quello che già abbiamo? In parte sì, in parte no. Perché? Possiamo riutilizzare le informazioni che sono presenti nel data lake, perché sono esattamente le stesse di quelle che venivano esposte, perché quegli stessi file erano quelli che venivano trasferiti e sono già presenti e integrati e non più attraverso l'utilizzo chiaramente di file, ma abbiamo il problema di come andare ad interrogare queste informazioni. Perché quando abbiamo parlato di Data Lake Service DB, di fatto è un relazionale che non calcola dei KPI, è un relazionale che espone delle informazioni, ma sempre in modalità batch, attraverso servizi, ma in modalità batch. Mentre la nuova esigenza, che è quella specifica di Retail Analytics, è di andare ad interrogare e di fare centinaia, migliaia di chiamate a dei database con dei KPI subito fruibili, dell'ordine del millisecondo. Cioè, immaginate un applicativo che deve fare una chiamata, l'utente cambia la sua finestra di interrogazione dei margini e vuole sapere i margini di 6 mesi fa. Quella è una chiamata, la risposta del database deve essere immediata. Non possiamo chiaramente utilizzare un database Postgres nel caso specifico, però possiamo riutilizzare lo stack tecnologico legato ai servizi, in modo tale che i client continuino a chiamare quei servizi, ma sotto quei servizi ci possa essere un redirect verso un in-memory DB. Abbiamo aggiunto l'in-memory DB. Nel nostro caso la scelta è stata quella di aggiungere Ignite. Di fatto abbiamo aggiunto Apache Ignite come in-memory DB all'interno della data platform che rispondesse appunto a questa esigenza di business. Ok, questo che cosa ci ha permesso di fare chiaramente? Aggiungendo queste memory DB, riutilizzando di fatto i layer che già avevamo, sia il layer di servizi che tutta la parte del data lake, abbiamo potuto eliminare di fatto tutto lo stack tecnologico delle Retail Analytics, quindi non più ARN, utilizzato impropriamente per costruire di fatto le analitiche, eliminare i servizi che erano stati sviluppati in quel caso, tutti i file RData, tutti i bash script e quant'altro, e tutta la parte chiaramente di ETL, andando a riutilizzare di fatto i dati già presenti all'interno del data lake. Quindi era un problema in questo caso, una scelta tecnologica da fare per rispondere ad un'esigenza differente. Ok, a questo punto, a fronte di altre esigenze di business,
come ad esempio nuove partnership con altre società piuttosto che altre esigenze come aprire nuovi negozi, eccetera, eccetera. Ci siamo posti una domanda: dato il nostro stack tecnologico, data la nostra data platform, quali sono le problematiche che potremmo andare ad affrontare a fronte di acquisizioni, a fronte di nuovi inserimenti, di nuove richieste o di progetti estemporanei che solitamente cadono tra capo e collo? Allora, se guardiamo la scalabilità dei nostri sistemi, ci siamo posti questa domanda. Cosa si intende fondamentalmente per scalabilità? Facciamo tantissimi webinar dove ci dicono i sistemi sono scalabili, il cloud è scalabile, ormai la scalabilità è data come assodata in qualsiasi software. Ma fondamentalmente, se noi andiamo ad analizzare cosa si intende per scalabilità, fondamentalmente dobbiamo analizzare tre assi, non soltanto la scalabilità a livello architetturale, ma dobbiamo guardare la parte infrastrutturale, la parte architetturale e il software, cioè il modo in cui viene scritto di fatto il codice. Andando ad analizzare il data lake, chiaramente era quello nuovo, rispondeva a tutte e tre le esigenze. Sulla parte infrastrutturale, vedete no, perché di fatto avendolo on-premise non è il concetto di scalabilità che io ho on-premise, nel senso che on-premise ci vuole tempo per poter avere una scalabilità a livello infrastrutturale, non perché il data lake non lo permetta, ma perché bisogna di fatto ordinare il server. Bisogna che l'ordine arrivi, il server venga montato nel rack, è necessaria tutta una serie di attività che comunque fanno perdere del tempo per arrivare di fatto alla delivery. E non soltanto il data lake. Analizzando tutti gli altri stack tecnologici, ci siamo resi conto che alcuni avevano dei problemi di scalabilità infrastrutturale, altri ce l'avevano a livello ovviamente di software, altri ce l'avevano su entrambi, altri addirittura di fatto su tutti e tre gli assi di analisi. Benissimo, dato questo problema e dato questo set tecnologico abbreviato, qual è stata di fatto la nostra scelta per rispondere ad alcune di queste esigenze e completare dei progetti nell'ordine di qualche mese? È stata fondamentalmente quella di avvalersi della collaborazione di AWS, quindi approcciare ad un modello infrastrutturale che fosse di tipo hybrid cloud, ossia applicazioni sia on-premise, applicazioni quindi nei nostri data center, sia applicazioni in cloud. Perfetto, come si è trasformata a questo punto la nostra data platform e il nostro set tecnologico? Allora, ricordate chiaramente, diciamo, l'insieme di tecnologie, headquarter, quindi i nostri data center. Abbiamo iniziato un progetto che ci ha permesso di poter avere AWS come nodo della nostra MPLS, quindi della nostra rete, e l'abbiamo collegata attraverso le Direct Connect con il servizio appunto di Amazon, di AWS. Quindi AWS Direct Connect, che sono di fatto dei collegamenti privati che permettono appunto di far comunicare l'headquarter con AWS, che a quel punto diventa come se fosse un data center all'interno della rete. A questo punto, come l'abbiamo utilizzato fondamentalmente AWS? L'abbiamo utilizzato per rivedere completamente il secondo stack tecnologico che vi ho mostrato all'inizio, quello di Customer Analytics, quello dei coupon personalizzati. Quello stack tecnologico, se ricordate, era basato su ETL, era basato su Postgres, modalità attivo-passiva e PG pool, eccetera, eccetera, per il pooling e le connessioni, R come strumento di fatto statistico per i modelli, più la parte chiaramente di front-end. Totalmente rivisto il progetto, andando ad utilizzare dei servizi all'interno di AWS. E siamo partiti di fatto come? Siamo partiti in AWS andando ad utilizzare questo set di servizi. Ce ne sono altri, questi sono quelli principali. Per esempio, non vedo CloudWatch, ma in ogni caso sono quelli più significativi, quelli riportati. Di fatto, abbiamo utilizzato delle istanze EC2, quindi abbiamo utilizzato delle macchine AWS. Abbiamo utilizzato dei bucket S3 per lo storage. Abbiamo utilizzato ECR come container delle immagini, per problematiche tecnologiche di connessione rispetto ovviamente a GitLab. Abbiamo utilizzato AWS Batch. Abbiamo utilizzato Amazon RDS, di fatto il database managed che è compatibile di fatto con Postgres, poi Secrets Manager per la gestione delle password. Andando ad utilizzare questo set di servizi, abbiamo totalmente smontato la parte on-premise, quindi abbiamo liberato risorse on-premise per rivederla in quest'ottica qui. Dal punto di vista della data platform, questo che cosa ha significato, al di là di quale componente fosse dove, cioè in un data center piuttosto che in un altro? Questo ha significato che
dato quello che avevamo visto prima, ha significato per noi l'inserimento di l'utilizzo di servizi come AWS ECR, Elastic Container Registry per le immagini, perché tutto questo non vi ho detto che quegli applicativi sono gli applicativi che prima erano appunto in Customer Analytics sviluppati come delle procedure PL/SQL piuttosto che applicazioni monolitiche, sono state riviste, sono state containerizzate utilizzando Docker. Quindi di fatto sono state rese eseguibili attraverso dei container che andiamo ad eseguire in cloud utilizzando AWS Batch. Ok, quindi inserimento di container registry. Utilizzo di AWS S3 di fatto sia utilizzato per lo storage, sia utilizzato come disaster recovery di fatto per il data lake, e poi AWS Batch ed RDS. Quindi andando a considerare il layer dei database target, abbiamo sostituito database on-premise con database RDS gestiti. Quindi quello di Customer Analytics di fatto si è tradotto, l'architettura di Customer Analytics a livello database si è tradotto in un managed services che è l'RDS. L'RDS poi è utilizzato da AWS Batch, che di fatto non fa altro che eseguire dei container che vengono gestiti attraverso il nostro service layer on-premise. Perfetto. Tutto il resto chiaramente resta inalterato. In questo modo siamo passati ad una soluzione di tipo hybrid cloud. Facendo che cosa? Partendo dall'area Customer Analytics. Facendo questo, però, che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto che il servizio di Customer Analytics è stato esteso ad altri 70 negozi in meno di 6 mesi. Diciamo che il lavoro effettivo è stato molto meno di 6 mesi, ma 6 mesi era il tempo richiesto di fatto dal business per completare il progetto. Ma ad oggi il problema non è raggiungere 70 negozi, ma avere una soluzione che ci permettesse di poter aggiungere poi un domani altri 50, 100, 200 negozi senza problema di carico. Quindi una volta risolto il problema iniziale, poi chiaramente a fronte di un'ulteriore integrazione, a fronte di ulteriori partnership e quant'altro, non avremo alcun problema di carico. Altro problema, altra soluzione. Nuova soluzione AWS ha permesso di eliminare il problema della scalabilità infrastrutturale, ossia andando chiaramente in AWS, aprendosi alla possibilità di poter avere delle macchine C2, dei servizi gestiti. Ci ha permesso di fare che cosa? Non dover più fare ordini per comprare macchine on-premise che fossero dimensionate sulla base di requisiti mai chiari, ma ci ha permesso di poter cambiare in cloud tutte le stanze ogni volta che volevamo. Cioè, non è che siamo passati in cloud, abbiamo scelto le stanze al primo colpo e quelle sono rimaste. Le abbiamo cambiate decine di volte. Abbiamo cambiato decine di volte le C2, decine di volte l'RDS, la Instance Class dell'RDS, per fare in modo che le soluzioni proposte da AWS fittassero con le nostre esigenze, in particolar modo con il nostro codice. Cosa non abbiamo risolto? Non abbiamo risolto il problema della scalabilità software, perché come vi dicevo prima, un asset è quello infrastrutturale, un asset è quello architetturale e poi c'è il software. Se il software è scritto per non essere scalabile, sotto ci possono essere tutte le macchine in cloud che volete, non scalerà. Cosa abbiamo imparato? Chiaramente abbiamo portato a casa il know-how di servizi gestiti, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista dei costi, quindi come business case, come ad esempio RDS, possibilità di semplificare soluzioni on-premise. Pensate che l'equivalente di un RDS on-premise per chi lo fa a certi livelli, e quindi vuole garantirsi alta affidabilità, failover, significa avere on-premise non un server con installato Postgres, significa avere una soluzione che sia in replica, quindi attiva o passiva, che abbia strumenti per il pooling delle connessioni, quindi abbia ad esempio pgpool, bisogna gestirsi il backup, bisogna gestirsi il restore, non avere problemi di banda quando si tratta di database dell'ordine dei terabyte di dati, eccetera. Tutti questi problemi sono risolti attraverso l'RDS. E poi chiaramente cost benchmarking tra le due soluzioni. Questi sono gli aspetti positivi. Andiamo a vedere invece questo che cosa ci ha comportato sugli altri punti. Per quanto riguarda la parte di networking, che cosa abbiamo imparato? Che fondamentalmente la gestione dell'hybrid cloud è molto complicata. Perché solitamente, chiaramente, i vendor cloud si presentano come risolutori di problematiche, ma la nostra difficoltà principale è stata quella relativa alla parte networking, cioè collegare di fatto i data center e mettere all'interno della nostra network, senza chiaramente andare ad impattare quelli che sono gli altri applicativi. Ok, perfetto. Lato costi invece, sempre per quanto riguarda il cloud, spesso
il cloud viene venduto come una soluzione per ridurre i costi. Non è esattamente così, nel senso che per una reale ottimizzazione dei costi, dal mio punto di vista, è necessario un approccio che governi, abbia un alto livello di governance sulla parte infrastrutturale, altrimenti le soluzioni cominciano a divergere, altrimenti ogni sviluppatore fa come vuole, altrimenti i costi si incrementano significativamente. Il processo non è facilmente reversibile. Solitamente quando si cominciano a percorrere determinate strade è abbastanza complicato poi tornare indietro. C'è comunque un livello di locking che deve essere considerato. Lato MicroStrategy, altrettanto abbiamo fatto una serie di interventi sintetizzati velocissimamente dagli upgrade di fatto della piattaforma all'introduzione di server mobile, all'introduzione di nuovi oggetti MicroStrategy come i document e i dossier, alla visualizzazione di analisi online e pubblicazione, diciamo, verso le nostre società Panpanorama, Panfranchising, e poi abbiamo dismesso anche dei servizi gestiti, che nel caso specifico erano dei narrowcast, sostituiti da dei distribution service. E ultimamente stiamo andando a eliminare anche tutta l'area, tutta la parte che estrae di fatto della reportistica e la invia attraverso mail, ma stiamo pubblicando direttamente le informazioni all'interno di canali Teams, cui hanno accesso chiaramente determinati utenti. Facendo questa attività, questo ci ha permesso di eliminare 20% di richieste utente, 60% di oggetti MicroStrategy, soprattutto ci ha permesso di ingaggiare il board, che prima riceveva una mail al cui interno c'erano di fatto informazioni come incassi, negozi, articoli venduti e quant'altro. Oggi si utilizza un'applicazione mobile che è alimentata online dal nostro data lake, il quale riceve online le informazioni a partire dai nostri negozi, e quindi questo gli permette di sapere con un delay circa di qualche minuto quali sono le performance dei nostri negozi, avere anche dei KPI calcolati direttamente su mobile. Perfetto. Business requirements. Business requirements: emerge la necessità di integrare velocemente i sistemi di società differenti, quindi, come vi dicevo, acquisizioni, partnership, sia per finalità commerciali che analitiche. Ma fondamentalmente noi lavoriamo a stretto contatto anche con il team del CRM. Il team del CRM espone, diciamo, anche recentemente un'esigenza, quello di avere un applicativo del customer care che non sia più aggiornato in modalità batch, che non abbia più informazioni anagrafiche che vengono aggiornate il giorno dopo o 2 giorni dopo, ma li riceva direttamente in streaming e direttamente dalla sorgente dati. Nel caso specifico, una delle richieste era quella di utilizzare di fatto software Microsoft. Avevamo anche in questo caso due opzioni: o l'opzione classica, quindi aumentare la frequenza dei batch o dei micro batch, oppure l'opzione 2, introdurre di fatto lo streaming dati, cioè l'ingestione, il processing e la pubblicazione di queste informazioni come una sequenza di eventi, quindi cambiare totalmente approccio, cosa non ancora presente. Cosa abbiamo fatto nel caso specifico? Abbiamo nuovamente esteso di fatto la data platform aggiungendo Kafka per la gestione degli eventi. Nel caso specifico poi abbiamo anche aggiunto, oltre all'RDS, anche alla batteria dei database, nel caso specifico anche quelli di Azure. Nel caso in esame, il progetto in esame è un SQL Azure che si va ad aggiungere rispetto al servizio gestito RDS per l'area del customer care. Ma diciamo che l'acquisizione più importante, la partnership più importante, è stato appunto l'inserimento di Apache Kafka. Che cosa abbiamo imparato introducendo Kafka? L'abbiamo utilizzato fondamentalmente per due progetti. Il primo progetto è stato quello del customer care, cioè poter rispondere alle esigenze di un cliente avendo dei dati anagrafici che siano aggiornati online. Il secondo progetto è stato quello invece di integrare direttamente 70 punti vendite nuova, collegando direttamente i front office delle casse di questi negozi con il nostro Apache Kafka, in modo tale da evitare estrazione di file, caricamento in database di staging, caricamento da questo database poi nel data lake. Quindi eliminando di fatto tutta una serie di procedure batch e andando a ingerire direttamente dal back office e dal front office. Abbiamo fondamentalmente da questo progetto capito che non ci sono fondamentalmente problemi di integrazione, i sistemi sono assolutamente compatibili, il cluster non ha mai avuto problemi, riusciamo a processare in streaming anche un certo numero di eventi. Chiaramente l'obiettivo non era quello di estendere 70 punti di vendita, ma di avere un rollout su tutta la rete. Nessun problema di integrazione con servizi cloud native e la possibilità chiaramente di poter migrare su soluzioni SaaS o PaaS, a differenza di fatto di Cloudera dove tutto invece viene embeddato.
È stato utilizzato Kafka per sostituire aree di staging, quindi come vi dicevo, SFTP, database relazionali, ma anche con la possibilità un domani di poter sostituire ETL, quindi strumenti classici per fare ETL e LT, parte della roadmap successiva. Le applicazioni Kafka che fanno queste sono state containerizzate e sono state gestite attraverso dei cluster Swarm. Parte della roadmap che è già iniziata, di fatto prevederà la migrazione a Kubernetes, come software di gestione di fatto di container. Inoltre abbiamo gestito il tutto attraverso cluster sempre gerberizzati e accesso e definizione della CL per accessi puntuali al topic. Perfetto. Siamo in tempo. Sì. Perfetto. A questo punto, a fronte di queste esigenze, come cambia nuovamente la data platform che avete visto prima? Cambia radicalmente, perché se approcciamo Kafka non più come sorgente, ma lo andiamo ad utilizzare come database, chiaramente le cose cambiano e deve essere tutto rivisto. Per cui non abbiamo più il data lake layer come strumento, come sistema centralizzato. Continuiamo a preservarlo come strumento centralizzato, ma abbiamo di fatto Kafka, nel caso specifico la nostra quello che stiamo testando in questo momento e quello che sarà probabilmente la nostra scelta futura è Confluent Cloud come PaaS in sostituzione della versione on-premise. Abbiamo un database layer che si interpone tra quelli che sono i layer di database che avevamo, on-premise, OLAP o LTP, le sorgenti addizionali che ci possono essere rispetto a database, che funge da intermediario tra questi sistemi sorgenti e service layer che sono a valle. Questo non significa che i dati non vengano trasferiti all'interno di Data Lake, vengono comunque trasferiti e consolidati perché on top al Data Lake abbiamo sempre applicazioni per la business intelligence classica, ma possono anche direttamente collegarsi al database per fruire in tempo reale delle informazioni. Cioè non abbiamo più neanche la necessità di andare ad elaborare dei batch o dei micro batch che consolidano queste informazioni perché possiamo anche volendo collegare direttamente strumenti di BI come MicroStrategy, Qlik o altri strumenti che esistono direttamente sul database layer, che a questo punto diventa centrale. Poi chiaramente c'è un layer di servizi che va a disaccoppiare di fatto tutta la parte relativa ai dati rispetto invece a quelli che sono i client che avremo a valle, quindi possibilità di andare ad avere reportistica, dashboard, distribution service, applicazioni per il backend, mobile client. Non solo, avendo introdotto di fatto un database come layer, possiamo poi andare a abilitare i consumer a applicazioni finali come consumer di dati. Quindi in caso di partnership con altre società piuttosto che volontà di voler condividere delle informazioni, possiamo utilizzare di fatto il nostro database per abilitarci di fatto a queste possibilità. Perfetto. Detto questo, questo è stato di fatto il percorso che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni, quindi siamo partiti, di fatto non esisteva neanche l'unità, non esisteva neanche l'area di data management, siamo partiti nel 2018, abbiamo fatto questo percorso negli ultimi 3 anni, ma siamo già partiti con la roadmap. Data questa visione della data platform, dato questo redesign, quali sono fondamentalmente i prossimi step, cioè quello che andremo a fare di qui a breve? Abbiamo sicuramente utilizzato dei servizi AWS, ma non abbiamo utilizzato con la massima profondità tutte quelle che sono chiaramente le funzionalità, anche perché sono infinite, di AWS. Quindi il passo successivo sarà quello di andare ad utilizzare sempre più servizi managed, perché fondamentalmente andare in cloud e andare ad utilizzare soluzioni IaaS è esattamente come avere un ulteriore data center, sicuramente più flessibile rispetto a quello che si ha on-premise, ma non si vanno a sfruttare tutte quelle che sono le potenzialità del cloud. Le vere potenzialità sono i servizi gestiti, servizi managed, che eliminano delle attività che on-premise le persone operation, dev, DevOps devono fare. Altre soluzioni innovative come possono essere gli S3 Endpoint Private che ci fanno semplificare, ad esempio, l'utilizzo dei bucket S3. Altra semplificazione dal punto di vista della gestione, introduzione di integrazione con directory service, che fondamentalmente sono dei domini in AWS che ci permettono di dialogare meglio tra l'on-premise e il cloud, perché una delle problematiche è come accedo in cloud con un utente che però è già riconosciuto all'interno dell'Active Directory dell'azienda. Quindi non devo andare a gestirmi delle utenze nuove per ciascun servizio che sono utenze tecniche, ma l'utente Luca Palmiero deve essere lo stesso utente che viene riconosciuto on-premise. Okay. Introduzione
chiaramente di servizi EKS, quindi di un servizio gestito Kubernetes per andare a decommissionare un qualcosa che è dichiarato deprecato, che funziona perfettamente, ma è deprecato nel caso specifico è Swarm, andando sempre a sviluppare in un'ottica futura in cui le applicazioni sono tutte containerizzate, andare a sostituire di fatto la versione on-premise di Kafka che ha una Confluent Open con una Confluent Cloud come PaaS, e andare completamente ad eliminare tutta la parte di maintenance legato all'on-premise, andare a semplificare ulteriormente il layer dei DB che avete visto prima con soluzioni che siano tutti su database gestiti cloud, quindi tutti RDS o tutti SQL Azure o tutti i database che comunque siano esclusivamente cloud e managed. Altro problema che alcuni di voi conosceranno sicuramente è che anche Cloudera chiaramente ha fatto quello che vi raccontavo prima, l'obsolescenza pianificata, ossia dal 2 marzo 2022 non sarà più supportata Cloudera Data Hub, quindi stiamo chiaramente affrontando il discorso relativo alla migrazione su la Cloudera Data Platform, che è la fusione di fatto dei servizi Ortomer con i servizi Cloudera. E poi ci sono una serie di step che qui chiaramente non ho riportato, sarebbe abbastanza lunga diciamo, da riportare, sono alcuni degli esempi della prossima roadmap. Andrea, io ci sono. Perfetto, grazie Luca. Allora, secondo me è stato un bel viaggio. Cosa sono questo racconto di 2 anni, 3 anni? Quant'è il time frame che abbiamo Sì, allora, visto? l'effettivo sarebbe 2 anni, anche perché, ripeto, ad inizio, a metà 2018 non esisteva neanche il gruppo, non esistevano le persone. Abbiamo iniziato a collaborare con voi poco prima del 2018, il gruppo si è esteso. A tal proposito, volevo dirvi una cosa che solitamente, per chi mi conosce, lo sa. Fondamentalmente questi percorsi non li faccio io o non li fa il mio gruppo, si fanno insieme, nel senso che lo fa il mio gruppo, lo faccio io, lo fa il business, ma lo si fanno con dei partner. E in questo percorso il contributo di Quantica è stato significativo. Grazie. Non ho fatto la slide commerciale e pubblicitaria, No, però no, no, questo ci tenevo a dirlo. il meetup non vuole essere commerciale, ti ho invitato Assolutamente. non per una sponsorizzazione di Quantica, secondo me il use case è estremamente interessante, no? Perché vediamo appunto come alla fine le data platform è importante l'architettura, ma è anche molto importante la capacità che hanno di evolvere nel tempo, no? Perché voi avete aggiunto poi i pezzi, vi siete adeguati in funzione delle esigenze, quindi siccome fare sempre la scelta giusta è impossibile, le Eh sì. tecnologie cambiano, non si può prevedere il mercato, non si può prevedere che Cloudera compra Hortonworks, non si può prevedere, è difficile avere, ho letto anche nei commenti, no? Possiamo fare gli assessment, ma poi comunque la visibilità che si ha è solamente di medio periodo, addirittura di breve periodo, visto che le tecnologie evolvono così velocemente, no? E allora cosa si può fare nell'IT appunto? È cercare di costruire delle architetture che non hanno delle componenti che poi diventano impossibili da togliere, ma che hanno la flessibilità per evolvere nel tempo. Questo poi è un po' il segreto. Io volevo, adesso abbiamo circa un quarto d'ora per le domande, poi vediamo se qualcuno ha delle domande, può anche attivare direttamente il video e il microfono e farle direttamente, oppure le scrive in chat e poi le rifaccio io. Magari parto io per rompere il ghiaccio con una domanda. Abbiamo visto tante tecnologie, ovviamente una data platform è sempre composta da numerose tecnologie che devono essere messe insieme, però io ho fatto più una domanda sull'aspetto non tecnologico ma organizzativo, no? Abbiamo Sì. visto che il vantaggio della data platform è che disaccoppia un po' quelli che sono i produttori del dato, da quelli che sono i consumatori, permette di avere il dato razionalizzato in un posto centrale, no? Avete scelto un'architettura bespoke, poi nello specifico. La domanda è, qui poi quello che vediamo è che spesso il team che gestisce, no, questo data lake, o comunque questa data platform centrale, poi rischia di diventare un cuoio di bottiglia rispetto alle esigenze del business. Voi avete detto che all'inizio soprattutto avete dovuto correre tantissimo dicendo che avevate i dati anche quando non ce l'avevate, no? Perché poi il rischio è che se non si struttura bene il modello organizzativo, uno parte con l'idea di fare una data platform che mette tutto insieme, poi in realtà crea l'ennesimo silos, no? L'N più 1. Voi come avete gestito la cosa a livello organizzativo? Cioè, c'è stato un commitment top down che quindi ha razionalizzato il lavoro dei gruppi, ha evitato che la gente continuasse a proliferare silos? È stata una cosa bottom up, un misto? Come avete fatto ad evitare questa fuga verso tutte le direzioni mentre cercavate di costruire la data platform centrale? No, allora, di fatto abbiamo beneficiato dell'esperienza che è stata fatta errata, chiaramente qualche anno prima, nel senso che il
il tentativo di fare un qualcosa del genere chiaramente non è nuovo, nel senso c'è stato anche in passato e c'è stato con altri gruppi, però loro sono partiti dalla parte applicativa, da quello che utilizzava l'utente, sono partiti dal front-end. Quindi i gruppi che ci hanno preceduto sono tutti partiti dal front-end, si sono chiaramente interfacciati con gli utenti che cambiano idee mille volte, principalmente per cose, perdonatemi, ma abbastanza frivole, spesso la scelta di un colore rispetto alla scelta di una posizione, rispetto alla scelta del keypad da valorizzare. Noi siamo partiti invece dal basso, noi siamo partiti da tutte quelle connessioni punto-punto che fondamentalmente l'utente non vede. Lavorando su quell'area e iterando progressivamente, si è riusciti ad avere quella, lasciatemi dire, libertà di poter smontare pezzo dopo pezzo i vari sistemi, facendo in modo che l'utente fondamentalmente non si accorgesse di nulla. Il nostro successo era legato al fatto che l'utente non avesse dei disservizi. Chiaramente, dal punto di vista organizzativo, sono cambiate le competenze e le persone del gruppo, nel senso che siamo partiti chiaramente con i classici DBA. Quindi siamo partiti con delle persone che comunque avevano 30 anni di esperienza in PAM, 30 anni di esperienza, ancora oggi ci sono chiaramente, 30 anni di esperienza in PAM con conoscenza del dato, delle informazioni, di dove sono le connessioni punto punto, ma sono state affiancate da delle professionalità chiaramente diverse. Siamo partiti, come vi dicevo, dai database, da administrator, e siamo arrivati a data engineers, siamo arrivati a data and software engineers, cioè delle persone che sanno lavorare, sanno sviluppare del software, sanno lavorare ovviamente sul dato e sanno utilizzare la tecnologia per adottare soluzioni che siano di volta in volta ideali per quello che bisogna fare. Perché l'approccio più mi è capitato di vedere è stato quello che vi raccontavo prima, ossia spegnere qualcosa andando a rifare la stessa cosa. Cioè, come faccio io ad aumentare la freschezza del dato? Benissimo, ho gli ETL, ho Synopsys, aumento la frequenza. Invece di schedularlo ogni mezz'ora, ogni ora, faccio un'altra connessione punto punto che gira ogni 10 minuti. Introdurre invece delle persone, delle competenze, degli ingegneri che riuscissero a lavorare con tecnologie che sono, come avete visto, le più disparate possibili, chiaramente ci ha permesso di andare nella giusta direzione. Ed attenzione che una di queste persone era stata anche impropriamente catalogata come un data scientist, che è un termine abusato ad oggi. Questa persona è stata assunta come data scientist, ma lui stesso ha dichiarato di non essere un data scientist, perché non è una persona che ha competenze statistico-matematiche con un determinato tipo di percorso. No. È un data engineer, è una persona che sa sviluppare programmi che lavorano sui dati, che è cosa diversa da avere competenze statistiche e matematiche per elaborare dei modelli, che resta una quota significativa, ma è assolutamente importante se tutto ciò che c'è prima funziona. Se invece tutta la data governance, tutta la data platform non funziona, i modelli non faranno altro che produrre dei dati che sono errati, a Chiaro. prescindere dal tipo di modello, no? Quindi il Trascin cambio che... trasciato, no? Esatto. E anche il DBA si è evoluto. Oggi non abbiamo più soltanto DBA, ma abbiamo dei DevOps. Quindi delle Certo. persone che hanno da un lato competenze amministrative lato database, ma che siano anche operation, quindi che sappiano anche tutta la parte cloud, i servizi e quant'altro. Non so se Quindi voi rispondo. siete, sì, strategicamente voi come team avete fatto questa scelta, diciamo, strategica di non proliferare soluzioni ad hoc punto a punto, siete riusciti a mantenere comunque ad erogare la stessa quantità di servizi al business, cambiando poi usando questa capacità per modificare poi dietro la data platform, razionalizzarla, Esatto. estenderla, e poi i benefici che ottenevate da questa razionalizzazione vi davano più velocità e quindi più risposta. E in Esatto, ma tutto questo, dai, sì, prego. no, esatto, è stato il ramp up iniziale la cosa più difficile, no? Nel senso perché appunto avevamo un vuoto da colmare inizialmente. Nel momento in cui quella parte lì è stata colmata, chiaramente prendevamo sempre più velocità e abbiamo preso sempre più velocità, perché riusciamo a mantenere il servizio offerto al business e quello che chiedono, con una velocità che è molto molto più elevata rispetto a prima, e quindi il resto del tempo, lasciatemi dire così, ci si può concentrare su innovare nuovamente. Quindi più si innova e più si riducono ovviamente i silos, è maggiore lo spazio e il tempo che queste persone possono riservare a fare nuove attività, perché fondamentalmente i punti in Certo. cui devono andare ad intervenire sono sicuramente ridotti. Certo, diciamo, bisogna crederci all'inizio, perché all'inizio un piccolo sforzo bisogna farlo per costruire quella massa di gravità per cui poi riesco ad avere dei benefici che mi fanno accelerare, però se non ci credo all'inizio, ogni volta faccio la cosa più tattica che magari mi dà proprio nel Bravo. brevissimo velocità, poi
alla lunga Bravo. Questo accumulo debito tecnologico e vado più, non vado più veloce, vado più è lento il nel... termine più abusato, la soluzione tattica è il termine più abusato all'interno di un'azienda e lasciami dire, non è che ci credessero molti all'inizio, No, ma quindi poi tu... io dei progetti IT di solito quello che viene detto, ma questa è una cosa temporanea, poi la rivediamo. Sono Non cose c'è temporanee che durano. niente di più duraturo e definitivo che il temporaneo, cioè, all'interno dell'IT, quindi... Esatto. Quindi bisogna cercare di fare le cose nel miglior modo possibile già dall'inizio, perché sennò poi se uno pensa di poter iterare e tornare, spesso poi No, non ci aumentano torni. solamente, non ci torni più, non ci torni più. Prima, non so se ci sono domande, se ci sono domande interrompetemi, cioè proprio aprite l'audio, entrate brutalmente, se no te ne faccio un'altra io, c'è sempre una piccola provocazione organizzativa, ma in realtà no, è solamente una riflessione su questo. Adesso vanno molto i modelli invece organizzativi nel mondo del data management, no? Decentralizzati, quindi la decentralizzazione dell'ownership, il modello data mesh, quindi avere team separati che hanno l'ownership su domini di dati differenti, no? Che è esattamente un po' contrapposto a quello che abbiamo visto, dove voi avete un'ownership centralizzata con una piattaforma centralizzata, no? Abbiamo visto che in realtà quindi non c'è una strada, no? Tutto dipende, voi avete ottenuto con un approccio molto più classico, diciamo centralizzato, sulla vostra scala, sul vostro modello organizzativo anche, no? Perché poi dipende anche come siete strutturati internamente Assolutamente. all'IT, siete riusciti comunque ad ottenere delle economie, comunque di scala da questa razionalizzazione che vanno portato dei vantaggi, no? Quindi, cioè funziona, dipende qual è il miglior modo possibile per gestire un team dati, dipende un pochettino dalla realtà, no? Assolutamente, no. Sposo appieno quello che dici, nel senso che chiaramente queste sono delle scelte che sono tailorate, sono sulla base dell'azienda. Stiamo parlando di un retailer tradizionale che vende scatolette. Adesso detta male, ma è così. E chiaramente una società che fa data products oppure fa una società di consulenza piuttosto che società invece che vendono prodotti online, mi riferisco a HelloFresh piuttosto che ad altre realtà che sono nativamente digitali. È chiaro Certo. che non mi aspetto questo tipo di approccio, mi aspetto team strutturati in un modo diverso, scelte diverse, approcci diversi, ma no? Questo era quello di cui avevamo bisogno e chiaramente diciamo quello che necessitavamo in quel momento, soprattutto per una richiesta di riduzione dell'effort e delle risorse impiegate. Ecco, fare questo tipo di percorso andando ad inserire 20 persone all'interno di un gruppo, 20 data engineer, per noi non era possibile, magari per qualcun altro è possibile, quindi le scelte possono essere diverse, si possono Chiaro. avere N data lake, si possono Sì, tutte secondo queste me è cose. anche un po' il contrario, no? Sono quelle società che magari Sì. hanno un engineering molto grosso, per cui crescono il numero di team, allora il collo di bottiglia diventa l'interazione tra i team, no? E quindi Esatto. bisogna ottimizzare più che la scalabilità della tecnologia, che magari va bene un modello centralizzato, bisogna scalare l'interazione tra i team, allora si va verso un modello data mesh. È chiaro che quando la struttura organizzativa è più semplice. Esatto, bravo. Detto che, almeno per quello che ho saputo io, esistono diverse realtà anche digitali che hanno gruppi molto ristretti di persone estremamente competenti e verticali. Mi ha Certo. stupito qualche anno fa sapere che cos'era Netflix, se non ricordo male. Faceva tutto con 10 DevOps, cioè tutto Netflix fondamentalmente era basato sui 10 DevOps, che immagino avere che tipo di competenze, no? Però non erano ecco, 100-200 persone o le 300 persone in LT di S Lunga, per esempio, no? Quindi Certo. anche Sì, questo. beh, poi quello in realtà nel senso porta un po', nel senso che poi nel modello data mesh ci sono i team di prodotto e i team di infrastruttura, no? Che sono separati, perché, e quindi sì, può essere che sono team più piccoli quelli di infrastruttura perché non si occupano dell'integrazione delle applicazioni, ma solo di fare i tool, no? Che poi gli altri usano in modo semplice. Poi secondo me Netflix, come altre grosse società, no? Spesso creano dei modelli di successo che vanno bene alla loro scala, no? Spesso vengono presi e ricopiati magari in aziende più piccole, contesti diversi, no? Cioè un retailer tradizionale non è Netflix, ovviamente. No? Se prova a imitare Netflix, magari si mette in un modello che ha una sovracomplessità per la sua realtà che non ha Assolutamente. senso. Poi tutte e due le realtà partono comunque da un approccio strategico al dato, cioè non vedere il dato e l'integrazione come cose tattiche, ma pensarle in modo strategico. Poi danno risposte diverse che dipendono un po' dal contesto, dall'organizzazione, ovviamente. Non so se ci sono domande, non ho viste finora, magari c'è qualcuno che ce l'ha, aspettava che finissi io di parlare, è il momento, se no direi che manca veramente 2 minuti alla mezza e quindi se
se non ci sono domande, possiamo procedere con i saluti e i ringraziamenti. Non vedo domande, faccio io una solo un'osservazione. Avevo visto una domanda in chat, ma lo ripeto per tutti, ho risposto anche in chat. La registrazione sarà messa disponibile sul nostro canale YouTube. Quindi, se cercate Data Engineering Meetup Milano, lo trovate sia sulla pagina di Meetup sia sulla pagina YouTube. E quindi metteremo la registrazione online probabilmente la settimana prossima. Poi la settimana prossima forse c'è il ponte del 2 giugno, quindi se non la settimana prossima, più tardi quella successiva, e troverete la registrazione. E poi penso con Luca, chiedo a Luca conferma eventualmente anche le slide, ma se no sicuramente la Sì. presentazione. Quindi avete tutto il materiale se volete rivedere qualcosa offline. Se è venuto in mente qualche spunto, qualche domanda, avete l'ultima possibilità, l'ultimo minuto. Se avete in mente qualcosa, voi avete, quello che avete visto, l'avete fatto anche voi, l'avete fatto meglio, l'avete fatto diverso, avete uno use case, volete fare un talk, siamo aperti ovviamente, e quindi potete scrivermi. Detto questo, ho detto tutto. Luca, ti ringrazio veramente tanto, secondo me è Grazie a te Andrea per l'invito. stato molto, molto interessante. E niente, saluto tutti, vi ringrazio per esservi collegati, per la pazienza, chi ha resistito fino alla fine, e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buona Ciao, serata. ciao. Ciao.